Il San Nicolò si prende la vetta della classifica pareggiando 1-1 in casa di una Vastese, andata avanti meritatamente, rimasta in 10 nel finale. Con la vittoria deve rinunciare a Marinelli e Di Pietro, mentre Epifani, per effetto della giornata di squalifica, lascia la panchina a Scarpantoni, con il capitano Petronio rimasto a casa, anche lui affidato dal giudice sportivo. A posto in palio è alta e si vede nei primi 20 minuti di gioco, dove non succede praticamente nulla. Ci prova Fiore dalla distanza, con Ciotti che para comodamente. Ci prova Bisegna da ancora più distante, con Russo che mette in angolo. La Vastese però riesce ad impostare meglio la manovra, rispetto ad un San Nicolò che fa invece estrema fatica a costruire azioni degne di nota. Così al 24esimo tocca a Pretara sbrogliare una situazione che si faceva complicata dopo un tiro di Felice su una buona discesa da parte di Fiore. 10 minuti più tardi è colossale l'occasione che sciupa la Vastese. Felice mette in moto Prisco, che supera De Santis, ma mette incredibilmente fuori da buona posizione. A 5 minuti dal termine del primo tempo, veementi proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano in aria da parte di De Santis. Il direttore di gara però non assegna il calcio di rigore. L'avvio di ripresa è shock per il San Nicolò. Felici va alla battuta di un calcio di punizione. L'esterno disegna una parabola perfetta che si infila alle spalle di Ciotti, portando avanti i suoi. Scarpantoni allora toglie il giovane Di Giacomo, classe 99 all'esordio in Serie D, e fa esordire il classe 98 Degia. È un cambio propedeutico all'ingresso di Chiacchiarelli, per provare a dare maggiore spinta in avanti. Al 23esimo è Milillo ad avere una buona occasione, ma il difensore vede Tafili immolarsi sulla sua conclusione e Russo poi, dal successivo sviluppo del corner, riesce ad alzare ancora in angolo il pallone indirizzato verso la porta. E Moretti, dopo la mezz'ora, ad avere l'occasione buona da cross di Chiacchiarelli, ma l'attaccante non impatta bene di testa. Nel finale succede di tutto. Prisco ha un'altra buona occasione, ma spara alto il pallonetto. Subito dopo il San Nicolò costruisce una bella azione. Di Lullo serve Massetti, che in diagonale beffa Russo per il pari biancazzurro. La Vastese va all'attacco e anche quando rimane in 10 per un presunto fallo di Prisco su De Santis, con il direttore di gara che estrae il rosso diretto all'attaccante, la squadra di Colavito proverà, almeno nelle intenzioni, a vincere. Alla fine per la Vastese c'è un solo punto e un po' di amaro in bocca, mentre la squadra di Epifani va in vetta, anche se con lo svantaggio dello scontro diretto perso contro il Matelica. Ma guarda, non è, c'è la gente che le squadre che fanno le società, che fanno i programmi e dopo non ci riescono. Noi siamo partiti per fare un buon campionato, stiamo là, come ho sempre detto, ci crediamo, è un campionato difficile, stiamo là, con qualche rinforzo cerchiamo di giocarci, però ripeto, è un campionato molto difficile e livellato, però ogni domenica c'è una partita a sé. Quindi la Vastese dove vuole arrivare? La Vastese doveva arrivare, noi sappiamo che la Vastese potrebbe fare anche la Lega Pro, però va organizzata ogni anno, cioè quest'anno è il primo anno e il secondo anno abbiamo programmato in 3 anni fare la Lega Pro, però come si è mai detto al collega, se dovesse capitare prima, noi siamo qui come l'anno scorso, siamo contentissimi sia del pubblico, della squadra, di tutto. No, sognare, si può sempre sognare perché prima di tutto non costa nulla sognare, però noi, ripeto, siamo partiti per fare bene e lo stiamo facendo, sono contento per quello perché il nostro obiettivo era quello di fare i playoff, siamo in piena zona playoff, a prescindere che questa sera per la prima volta dopo tanti anni siamo primi in classifica, per noi è motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione perché siamo una piccola frazione, una piccola società, però abbiamo fatto sempre bene e questo ci riempie di orgoglio. Lei è ambizioso, voci di popolo dicono anche che al mercato invernale sarete una delle squadre più attive. Ma io sono ambizioso relativamente, io sono realista più che ambizioso e sono serio perché la nostra società è una società seria, una società modella ben organizzata. Per quanto riguarda il mercato di dicembre credo che noi siamo a posto, certo abbiamo perso un grande giocatore che è Napolano che credo si sia fatto abbastanza male, quindi adesso provvederemo, ma se prenderemo uno appunto per sostituire Napolano perché credo che abbia avuto un grave infortunio. No, non è stata una scelta, il discorso che mantenere quei ritmi per 95 minuti non è semplice, l'aspetto mentale è un aspetto oggi nel calcio fondamentale, quindi può essere anche un fatto normale che concedi qualche metro all'avversario, però devo fare un plauso ai miei ragazzi perché veramente oggi ho visto una squadra che ha retto bene contro una accreditata la vittoria del campionato.